Parliamo anche oggi del processo Emilia. Il coordinamento legalità della CGIL di Modena pone in queste ore l'attenzione sull'ingente sequestro di beni e chiede di definire protocolli d'intesa fra tribunale e associazioni a sostegno della gestione sociale di questi beni. Sentiamo Francesca Galafassi. Nel Nazzi processo Emilia il superlativo è giustificato non solo dai numeri relativi alle condanne o agli anni di reclusione, ma dalla lunga lista di beni sequestrati. Siamo oltre i 500 milioni di euro. Dopo i sequestri patrimoniali fatti con l'avvio del procedimento Emilia, la sentenza di condanna in primo grado di Reggio Emilia dispone le maxi confische e di 139 pagine totali della sentenza ben 96 sono occupate dai pesanti elenchi delle confische di imprese, quote societarie, beni immobili e immobili, terreni, conti bancari ed altro. A fronte di questo, la CGIL Modena chiede che sia maxi anche la spinta per definire protocolli d'intesa tra tribunali ed associazioni a sostegno della gestione sociale di quei beni. Noi dobbiamo ripartire da questa fondamentale, purtroppo, maxi sentenza che comporta maxi sequestri e confische di beni nei nostri territori e che purtroppo, dicendolo tra virgolette, parlano i nostri dialetti, cioè sono imprese di famiglie e di imprenditori cosiddetti nostrani, non solo che provengono da province del sud. Quindi lavorare per dare un contributo perché questi beni siano assegnati alla cosiddetta gestione sociale come prevede la legge e il codice antimafia. Le associazioni, come ovvio, non hanno un incarico diretto nella gestione dei beni, ma possono fare tanto. Noi dobbiamo lavorare assieme loro perché assieme ai tribunali dire siamo disponibili a dare consigli, un contributo, capire intanto quali sono le imprese vere, quelle fasulle, quelle di carta, in modo da sollecitare le soluzioni per la gestione sociale dei beni. Pensiamo ai tanti beni immobili, agli appartamenti, ai terreni coltivabili. Il successo è quello nei nostri territori di evitare che per anni restino questi beni inutilizzati, che sarebbe un regalo alle mafie.